Suggestivo, cari amici, buongiorno a tutti. Il titolo è Come ero dunque, il testo è di Michelangelo, messo in musica nel 1518 da Bartolomeo Troponcino, quindi probabilmente stiamo ascoltando un brano musicale che il maestro avrà sicuramente sentito e preso da questo meraviglioso CD della Dulce Memoir di Parigi, Baldassare Castiglione, il libro del cortigiano. Ve l'ho trasmesso un po' per entrare nell'atmosfera della nostra visita virtuale al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze. Il settimo incontro con l'Agorà del Sapere. Ringrazio ancora Gabriella per la sua meravigliosa disponibilità, professionalità e naturalmente l'univoca che rende la cultura disponibile a tutti. Dunque, entriamo quindi con la prima diapositiva subito in collegamento con l'opera. Chi sono i protagonisti? Ecco, vedete i dati essenziali. L'opera è detta La Pietà Bandini di Michelangelo, sentirete fra pochissimo perché. È stata eseguita grosso modo fra il 1547 e il 1555, è alto oltre 2 metri da terra e si trova appunto al Museo dell'Opera del Duomo. Prima di entrare un po' nella storia di questa statua, probabilmente voi riuscite a vedere quello che io non riesco molto bene a vedere, ma con la diapositiva potete notare 2 cose fondamentali. Intanto questo colore ambrato, pesante, diffuso, e poi vi dirò dove, ma soprattutto nella parte anteriore della statua, dei 4 personaggi, quella a destra del vostro schermo vi risulterà ancora sbozzata, se vogliamo. Quindi si tratta di un'opera non finita del maestro. Qual è la storia dietro? Beh, appunto Michelangelo in questo periodo aveva presso la sua abitazione, quindi dobbiamo immaginare a Macel del Corvi, abitazione laboratorio, e stava appunto eseguendo l'opera quando a un certo punto la prende a martellare, letteralmente, spappolando la statua in diversi pezzi. Più avanti vedremo quali sono quelli che si sono letteralmente staccati da questa furia distruttiva del maestro, e vedrete anche che manca la gamba sinistra del Cristo. È chiamata Pietà, ma parleremo anche dal punto di vista della lettura iconografica, potrebbe essere interpretata anche come una deposizione dalla croce, perché vedete che la figura del Cristo è avvolta in queste fasce che l'iconografia corrente voleva che fossero stati usati per togliere il corpo del nostro Signore dalla croce, per poi le 2 figure, probabilmente una Maddalena e un Nicodemo, che aiutano questo corpo esangue del Signore ad adagiarsi sul grembo della madre, e quindi Maria è quella figura sbozzata che vedete sulla destra. Fu Antonio da Casteldurante a fermare la furia distruttiva del maestro, che poi è responsabile per averlo dato a un collaboratore giovane del maestro presente a Roma, Tiberio Calcagni, che poi ha portato a termine sia la figura della Maddalena che il braccio del Cristo che appunto appoggia dietro le sue spalle.
ma non portò a termine tutta l'opera e fu data, non si sa se tramite un acquisto o tramite un passaggio con le volontà stesse di Michelangelo, all'uomo a cui poi si dà il nome di questa pietà, Francesco Bandini, un banchiere fiorentino, esule a Roma. Quando nel racconto si narra il perché Michelangelo avrebbe preso a martellate una sua stessa opera, tra l'altro straordinariamente bella e anche unica perché è composta da ben quattro figure, lui dice, beh, un po' perché il marmo era difettoso, un po' perché il mio servo fedele Urbino si lamentava che non portavo l'opera a termine. Analizzeremo un po' strada facendo alcune di queste notizie storiche. Quindi andiamo avanti con la prossima diapositiva per cercare di capire quali sono poi gli approcci a scusate, a un restauro di un capolavoro come questo di Michelangelo. Beh, allora, qui vedete la fotografia di questo cantiere che, cari amici, avremmo avuto la possibilità di vedere perché l'opera del Duomo, nella sua, diciamo, impostazione altamente didattica, avrebbe aperto il cantiere alle visite del pubblico e quindi sarebbe stato possibile entrare nel percorso che stiamo facendo virtualmente oggi. Allora, vedete che ci sono tre approcci assolutamente fondamentali che vanno fatti e sono tutti lavori di indagine preparatori che imposta lo stesso funzionario responsabile per la tutela, l'ente di tutela, quindi la soprintendenza e quindi il funzionario. Allora, la prima sono le indagini storiche. La storia dell'arte si basa su una scienza la più esatta possibile, quindi documentazioni, e noi abbiamo due biografie pubblicate mentre Michelangelo era ancora in vita. Quindi questo significa che il maestro, che ha dato letteralmente l'imprimatur a queste due pubblicazioni, stiamo parlando della sua vita nel compendio del Vasari e quello scritto da Ascanio Condivi nel 1553, quindi a 3 anni di distanza, lui aveva impostato quello che è la narrazione di come questa statua poi è stata iniziata e poi distrutta e le vicende che vi ho raccontato. Dopodiché si va a indagare interventi precedenti, che cosa ci raccontano i restauratori del passato, che cosa possono restituirci come notizie sullo stato conservativo dell'opera e interventi che sono stati poi eseguiti e che lasciano delle tracce sull'opera. Dopodiché si va a indagare le fonti critiche, naturalmente bisogna documentarsi il più possibile sulle indagini portate avanti dagli studiosi e potete immaginare, trattandosi di Michelangelo, cosa non c'è, ma anche molto interessante. Dopodiché si va a vedere le fonti iconografiche, cioè opere, per esempio, disegni, studi di arti artisti o stampe che possono rivelare delle cose presenti ai contemporanei o poco dopo che noi abbiamo perso. Il secondo campo, naturalmente, e voi lo sapete bene, sono il campo di indagini diagnostiche e dovevamo, vedete le domande che ci siamo poste, come mai quel colore ambrato sulla superficie e solo davanti e non dietro, le macchie di cera e di gesso, quando si sono avute sulla statua e come vanno trattate, di che cosa stiamo parlando. Arrivare alla patina distinguendolo dalla patinatura artificiale, che cosa vuol dire? Beh, signori, voi girate l'Italia con l'associazione culturale, quindi sapete appunto che ogni materiale forma una pelle nell'arco del tempo e lì deve arrivare il restauro e distinguendolo e eventualmente togliendo patinature artificiali che possono completamente cambiare la visione dell'opera. Di che tipo di marmo si trattava? È vero quello che
dice il maestro, era un marmo difettoso, come intervenire sulle stuccature degradate dei pezzi riappiccicati, scusate il termine, da Tiberio Calcani nel nostro racconto, e che hanno subito appunto un degrado naturale, e dove fare i cosiddetti saggi di pulitura. Perché prima di arrivare a pulire la statua bisogna saggiare le superfici e vedere come reagiscono. E queste sono nozioni che voi potete applicare anche personalmente sulle opere che avete in casa. Anche la semplice tela richiede questa operazione preliminare. L'ultimo è osservare l'opera. Cosa ci dice l'opera? Osservarla fino allo sfinimento, perché l'osservazione restituisce tanta emozione, ma anche tanta conoscenza. Nella prossima diapositiva, quindi, arriviamo subito a capire dove ci troviamo dal punto di vista cronologico nella vita di Michelangelo. Allora, io vi ho messo due immagini, un po' per stuzzicare la vostra fantasia e eventualmente anche una discussione. Allora, la prima, sulla sinistra, trovate questo bellissimo disegno eseguito da Daniele da Volterra, un diretto collaboratore di Michelangelo, il famoso Daniele delle Brache, che coprì le nudità del giudizio universale, povero Daniele, in questo bellissimo cartone puntinato perché utilizzato come uno spolvero da Daniele per un suo affresco, vediamo un ritratto del maestro. E accanto vi ho messo provocatoriamente un videoclip cinematografico, la versione romanzata di Michelangelo. Chi è questo personaggio? E cosa ci restituisce la cinematografia? Questo è un videoclip con Charlton Heston nelle vesti del maestro in Il tormento e l'estasi, tra l'altro un bellissimo film, lo vedete sporco, molto chiuso in sé dal temperamento terribile che risponde male a sua santità Giulio II mentre stanno ammirando la volta della Sistina. Andiamo avanti perché forse vi renderete conto che la nostra visione di Michelangelo può cambiare grazie ai tanti studi che sono stati condotti su questo genio dell'arte. Ecco, nel 1547-1550, quando grosso modo sta eseguendo la Pietà Bandini, Michelangelo è all'apice della sua carriera, assolutamente all'apice della sua carriera. Ha terminato il giudizio universale e sta portando a termine, se non ha già terminato, la splendida Cappella Paolina. Vi ho fatto vedere questi due capolavori perché per l'epoca erano queste le sue realizzazioni pittoriche su affresco che facevano più scalpore, che influenzavano più l'opinione pubblica. Andiamo avanti. È assolutamente architetto assoluto, è inutile elencare tutti i suoi capolavori. Qui stiamo ammirando sulla sinistra il vestibolo della Biblioteca Medicea Laurenziana, quello che io chiamo il cantiere architettonico più bello del mondo, che ha lasciato a Firenze. E vedete che l'architettura è nelle corde del Michelangelo sin dall'inizio della sua carriera artistica, perché vi faccio vedere in sovraimpressione appunto questo scorcio dei 40 metri della volta della Sistina, e vi rendete conto che sono immagini dell'uomo attraverso la storia della salvezza in un enorme trompe l'oeil architettonico. E pensate che cosa voleva dire a quell'altezza controllare le misure di questa finta architettonica. Andiamo avanti, quindi è investito anche del cantiere di San Pietro, ed è un uomo che ha vissuto in un'epoca, nel 1547, particolarmente felice, perché Papa Paolo III Farnese, che vedete sulla sinistra in questo bellissimo ritratto di Tiziano, ha appena siglato la pace con Carlo V al centro, l'imperatore, e Francesco I di Francia,
per appunto portare a termine le cosiddette guerre d'Italia. Paolo III, un grande mecenate di Michelangelo, aprirà anche il Concilio di Trento e sapete anche da come ci ha raccontato il buon Edo nella scorsa volta che cosa ha significato il Concilio di Trento anche come ricadute in termini artistici. Andiamo avanti. Michelangelo in questo periodo è all'apice anche di un'altra carriera, cari amici, non è solo scultore, non è solo architetto e non è solo pittore, eccelso, ma è anche poeta e scrittore. Scrittore nel senso che lascia a noi un carteggio di cui parleremo fra poco, ma entra in contatto con l'intelligenza fiorentina, che comunque è molto avanti con le produzioni, come le produzioni delle poesie meravigliose di Laura Battiferri, la poetessa della corte di Cosimo I, Eleonora di Toledo, che vedete in questa bella immagine di lei dipinta dal bronzino, e Benedetto Varchi, di nuovo il grande Tiziano che ci restituisce l'immagine dell'uomo che condurrà l'Accademia di Firenze, che sarà presto un centro culturale di altissimo livello, dove continueranno poi gli studi filosofici per applicarli appunto alle arti dell'uomo. Nella prossima diapositiva vi faccio vedere un'immagine della donna che ha segnato la vita di Michelangelo, che è tuttora nel nostro immaginario collettivo, la Vittoria Colonna. Ho scelto per voi una bellissima immagine che ho vista in una mostra nel 2008 intitolato Il volto di Michelangelo. Questo è un dipinto del 1880 di Francesco Jacobacci, un pittore a Roma. E vedete che il maestro, ormai con i capelli quasi bianchi, si china a baciare le mani della donna con cui ha avuto un profondissimo sodalizio creativo. Si scambiavano lettere, immagini, lui faceva degli schizzi per lei, uno celebre è la cosiddetta Pietà Colonna, sorretto nel suo chinarsi dal fedele Urbino. Però questa immagine è molto suggestiva di come Michelangelo e la sua vita, le sue vicende hanno sempre influenzato l'arte. Quindi andiamo avanti. Michelangelo dunque è un personaggio, come ho detto, sulla bocca di tutti. Ma perché è così importante nell'arte? Che cosa è successo? Beh, andiamo nel 1900, scusate, 1490-1492, un giovane Michelangelo a Firenze che si cimenta per la prima volta con la scultura nel cosiddetto giardino di San Marco, guidato dal suo maestro Bertoldo di Giovanni, il cui bronzo vi faccio vedere sulla sinistra, e vedete che è molto precocemente. Quindi a 15 anni, 15-17 anni, Michelangelo incomincia a tirare fuori quello che sarà poi la sua grande maniera, che influenzerà l'arte per sempre. Intanto lo studio del corpo umano in torsioni quasi portati al parossismo, al limite estremo. Questa dà modo di poi dare un nome, la figura serpentinata, già in questi primordi della sua scultura. E vedete che questa battaglia dei centauri, conservata al Museo della Casa Buonarroti, riprende questi motivi dal mondo classico già voluti da Bertoldo nella sua battaglia in bronzo conservato al Bargello. Quindi l'antichità viene rivisitata per l'ennesima volta, perché non era l'unico scultore che si cimentava in questo, ma portandolo a una cifra del tutto personalizzato, che poi influenzerà, come ho detto, l'arte figurativa fino ai nostri giorni. Nella prossima diapositiva, infatti, vedete sempre di questo periodo precoce del maestro
la tenerissima Madonna della Scala, sempre conservata a Casa Buonarroti. Vedete le altre Madonne? Ecco, questa è l'espressione dei suoi contemporanei, questa ricercatezza nel volto e nelle vesti femminili, questa dolcezza nel rapporto fra madre e figlio. Vedete che stilisticamente ci sono due mondi completamente diversi. La Madonna della Scala di Michelangelo sembra una bellissima matrona romana, presa magari scopiazzata da qualche lapide funeraria o qualche stele funeraria che era presente nel giardino di San Marco di collezione Medicea, che ha suggerito qualcosa al giovane Michelangelo in questa foto. Però vedete poi le fattezze del bambino, sembra un piccolo Ercole, sembra una creatura che non ha niente a che vedere con i bimbi teneri degli altri grandi, come i collaboratori di Andrea del Verrocchio, il grande Filippo Lippi e naturalmente le splendide terracotte Robiane. Madonna della Scala, detta così perché appunto la Scala poi porta alla risurrezione dell'anima, alla vista della beatitudine in qualche modo. Nella prossima diapositiva, quindi, facciamo un po' anche il punto della situazione per quanto riguarda le ricadute di Michelangelo in termini dei suoi contemporanei. Qui siamo, pensate, a Firenze nel 1506. Da una parte vediamo un disegno di Raffaello, dall'altro la scultura di Michelangelo. È il San Matteo, uno degli apostoli di una grande commissione che ricevette appunto nel 1506, quindi 2 anni prima che i grandi lasciassero Firenze per poi portare i loro servizi, diciamo così, a Giulio II a Roma, ed ecco che vedete il giovane Raffaello che si cimenta nel completare questa figura meravigliosa, rimasta non finita, sbozzata nella pietra dal maestro dell'apostolo San Matteo, già alle prese con queste torsioni del corpo, questa potenza dell'uomo che viene messo quindi al centro di qualsiasi realizzazione. Quindi molto interessante, 1506, Raffaello e Michelangelo, che probabilmente a questo punto si saranno incontrati e si saranno scambiate delle riflessioni sull'arte. Michelangelo quindi non è quella figura, anche se suggestiva, ma romanzata dalla cinematografia e dai romanzi, ma è l'uomo ritratto qui in una miniatura di una deliziosa opera eseguita da Francisco de Holanda nel 1550 a Roma, I dialoghi sull'arte, dove Francesco appunto immagina, questo giovane artista spagnolo immagina di parlare dell'arte con il maestro, ed eccolo qui ritratto da de Holanda. E lo vedete, sembra un gentiluomo romano, con un grande cappello in testa, questo meraviglioso mantello nero che lo avvolge. Il nero, tra l'altro, nel Cinquecento era un colore di grande di distinzione dal punto di vista sociale, la barba lunga e un borsello in pelle nelle mani per appunto accompagnarlo nelle sue passeggiate. Quindi Michelangelo lasciò un'eredità di 10.000 fiorini d'oro fra contanti e proprietà. Signori, vi assicuro che per l'epoca significa morire miliardari. Dopodiché abbiamo altre riflessioni. Il fatto che, ecco, ci lascia un carteggio di oltre 500 lettere che sono una fonte inesauribile di informazioni sui suoi rapporti con i fratelli. Uno muore nella peste del 27, ma molto rimane da scoprire. È il secondogenito di 5 figli maschi, perderà la madre tenera età, 5-6 anni grosso modo, e ha un padre, Ludovico Buonarroti, che è veramente una figura straordinaria per la sua intromissività costante nella vita del figlio, ma anche lettere anche prestigiose con tantissimi protagonisti del Cinquecento.
Ancora, Gabriella, grazie. Nella prossima, appunto, le rive. Vi invito a dare un'occhiata alle raccolte di oltre 500 delle sue poesie. Se vi ricordate che abbiamo aperto con un brano di poesia messo in musica nel 1518, aveva finito la volta della Sistina da 6 anni, beh, avete un'idea di quanto fossero ricercate le sue poesie. E sono fonti interessanti per le riflessioni sulla figura. Quindi ecco il nostro Michelangelo, e nella prossima diapositiva quindi entriamo anche in un'altra annotazione che è importantissimo da tenere in mente: il fatto che il 14 luglio, quindi ben diversi mesi dopo la morte, il 18 febbraio del 1564, finalmente Firenze poté celebrare la sua scomparsa con le esequie di Stato volute dal Gran Ducato nella Basilica di San Lorenzo, e poi i resti furono traslati nella tomba che voi tutti conoscete qui a Santa Croce. E vi lascio un attimino guardare, se volete, la bellissima iscrizione lasciata da Vasari e dagli accademici dell'Accademia delle Arti del Disegno, che eseguirono questa tomba monumentale per il maestro, in cui si racconta appunto che fu grazie al nipote Leonardo se il corpo era stato letteralmente trafugato da Roma e portato a Firenze, e quindi lo celebrano come scultore, pittore e architetto massimo. Quindi andiamo avanti nella nostra diapositiva prossima, che vi fa vedere un libro che è molto servito al nostro cantiere, perché l'autore Wassermann, storico dell'arte ma anche conoscitore delle tecniche artistiche, ha pubblicato nel 2003 un libro dove si incomincia già a vedere quelle che sono le informazioni diagnostiche. Però, signori, se lo trovate in una qualche libreria, leggetelo, perché è un racconto meraviglioso su tutte le indagini preliminari, appunto, che servono per conoscere bene un'opera. È di veramente bella come realizzazione, ma anche come raccolta di saggi. E quindi partendo da alcune informazioni, poi siamo andati avanti con quello che poi vi ho descritto nella seconda diapositiva. E Wassermann, per esempio, fa un'indagine straordinaria. I medici, i nostri amici, i medici chirurghi che ci stanno ascoltando, apprezzeranno molto il fatto dell'utilizzo di questi arnesi, un po' come un chirurgo. E vedete che qui Wassermann fa una fotografia raccogliendo tutte le varie, appunto, gli arnesi utilizzati da Michelangelo, in particolare per questa scultura. Manca il mazzuolo con cui si danno i colpi, e vedete che c'è per esempio la gradina a punta che serve per sbozzare la pietra, la subbia sono le prime due. Poi ci sono le gradine che sono dentate, sono quelle centrali, quelli per i tagli più leggeri e quelli per i tagli più profondi, seguiti poi da una serie di arnesi per arrivare poi allo scalpello, che è quello che serve per chiudere i tratteggi dati dalla gradina, e poi le raspe per incominciare la levigatura della superficie. E questa occasione mi dà un attimo il tempo per parlare della scultura come metafora nella vita e soprattutto nelle poesie di Michelangelo. E vi ho messo uno scritto probabilmente intorno all'epoca in cui aveva iniziato a realizzare la Pietà Bandini, e quindi è pienamente in questa tarda età, perché se non sbaglio, se i calcoli sono giusti, ha una settantina d'anni, ormai conosce i suoi arnesi e conosce la pietra come non mai. E questo bellissimo sonetto inizia proprio così, con questa metafora. Non ha l'ottimo artista alcun concetto che un marmo solo in sé non circonscriva
col suo superchio, e solo a quello arriva, la man che ubbidisce all'intelletto. Quindi a indagare la materia e qualunque materia che conserva dentro di sé ha il seme per qualunque immagine abbia l'artista, basta arrivarci e la materia risponde alla volontà dell'artista. Bellissima, è un sonetto da leggere. Ecco una fotografia che volle Wasserman nel suo libro. Vi ricordate che avrei fatto vedere i pezzi che si sono staccati dalle martellate furibonde di Michelangelo. E vedete che è stato staccato il braccio del Cristo che avvolge la Maddalena, portata a termine da Tiberio Calcagni. Il braccio della Maddalena si è rotta invece probabilmente molto tempo fa, forse nel trasporto da Roma, perché la Pietà Bandini raggiunse Firenze già nel 600 per volontà dei Granduchi Medicei. E dopo essere stata collocata un po' di tempo nella Basilica di San Lorenzo, fu portata poi sull'altar maggiore del Duomo. Perché tutta questa movimentazione? Perché se è vero che la leggenda volesse che era intenzione dell'artista di collocarla sulla propria tomba o di utilizzarla come un manufatto artistico per ornare un sepolcro, purtroppo di fronte alla difficoltà dei suoi contemporanei di sapere esattamente se queste erano le sue volontà, cedettero nel spostarlo dalla Basilica di San Lorenzo al Duomo, non avendo appunto delle istruzioni a proposito. Dopodiché vedete che è stato preso anche dai colpi il braccio del Cristo che avvolge quello della Madre, e poi la mia freccetta rossa vi fa vedere l'alloggiamento della gamba del Cristo che probabilmente i nostri indagini ci confermano sia stato comunque un alloggiamento già voluto da Michelangelo. Quindi questo significava che quella gamba non è mai stata portata a termine, probabilmente per un difetto della pietra o probabilmente per una mancanza di materia. Alloggiamenti, quindi mettere un perno di marmo fra un pezzo e l'altro, era un'abilità che i bravi scultori sapevano come utilizzare, ricoprendo con una finissima lavorazione e stuccatura per non far vedere le giunzioni. Nella prossima diapositiva, infatti, indaghiamo un po' questa curiosità di Cristo senza gamba. Ecco, vedete, nella sovraimpressione c'è la fotografia di questo alloggiamento che non ha restituito frammenti di metallo, quindi ci sarebbero stati dei perni metallici, come invece ci sono sugli altri pezzi che si sono staccati. E vedete, in una stampa eseguita molti anni dopo, credo dopo addirittura la morte del maestro, ecco che l'artista Cherubino Alberti ci restituisce quello che i contemporanei, presi appunto dalla loro volontà imitatoria di seguire ogni opera di Michelangelo, si sarebbero inventati. Ecco, quindi vedete la posizione della gamba. Possiamo aprire una breve parentesi? C'è uno studio molto interessante di un critico, di uno storico dell'arte, che fa una specie di lettura psicobiografica sulle martellate date alla statua e su questa posizione anche un po' poco ortodossa per i dettami del Concilio di Trento. Questa posizione fra la gamba della Madre e la gamba del Cristo non è proprio consona. E probabilmente in questa lettura il fatto di aver preso a martellate il Cristo viene collegato alla perdita del servo Urbino. Una tragedia nella vita di Michelangelo che lui ricorderà più e più volte, sia nel carteggio che nelle sue poesie,
E quindi la coincidenza di non aver portato a termine quest'opera e il fatto appunto di sentirsi un po' in colpa per forse aver realizzato qualcosa che non rispondeva proprio a i chiari dettami iconografici. Ecco, in questa diapositiva vi faccio vedere una foto che restituisce la che ci sta dando non poche difficoltà, siamo in procinto di avere i risultati delle analisi diagnostiche, però si tratta comunque della parte anteriore, si tratta comunque di sostanze naturali, e vedete un particolare che dobbiamo tenere in mente mentre puliamo e restituiamo in qualche modo la lettura dell'opera, veramente molto offuscata dallo sporco e da questa patina, perché è anche irregolare. E vedete, è il motivo in cui si fondono insieme il volto del figlio con il volto della madre. E qui, quando si arriverà a pulire la superficie, bisogna stare molto attenti con le grandi restauratrici, che comunque hanno una grandissima esperienza per calibrare bene questa interconnessione. Perché? Perché è un punto molto tenero di questa statua. E nella prossima diapositiva, infatti, vi faccio vedere un Michelangelo forse un po' meno conosciuto, il Michelangelo affettivo, il Michelangelo che desidera rappresentare in modo suo e con molta intimità il rapporto fra madre e figlio. Stiamo ammirando due piccoli particolari delle lunette della volta della Sistina con gli antenati e di Gesù. Vedete, questo rapporto madre-figlio è molto forte. E nella prossima diapositiva, infatti, parliamo delle tre grandi, le grandi pietà. Pensate, quella di Roma, lui ha, se non erro, 27 anni, 1497, grosso modo. Quindi è un giovane artista, un capolavoro assoluto. E poi vedete l'altra pietà, la pietà Rondanini al Castello Sforzesco di Milano, in una fotografia dopo il restauro che c'è stato pochi anni fa. Ecco, quindi la pietà Bandini si colloca cronologicamente un po' più vicino alla pietà Rondanini, anche questa malmessa, non finita, con tante problematiche dal punto di vista strutturale. Bene. Allora, nella prossima diapositiva, e ci stiamo avvicinando verso la fine del nostro incontro, ecco che entriamo un po' più dentro questo meraviglioso cantiere. Ecco, vedete i segreti dello scultore, li vedete qua. Allora, ci sono due livelli di lettura molto importanti da fare. Uno è le tipologie di sporco che si possono trovare, pur trattandosi di un capolavoro come Michelangelo, ma era un'opera amata dai fiorentini. Il piede del Cristo che si trova davanti è così consunto dall'essere stato toccato per 300 anni dentro il Duomo di Firenze che ci darà non poche problematiche. Ecco, vedete, noi stiamo guardando da Tergo. Ecco, vedete che lo sporco della patina, chiamiamola patinatura artificiale ambrata, che sarà una sostanza cerosa, qualche colore che è sicuramente stata data dopo di recente, perché è sovrapposto ai frammenti di gesso dei vari calchi che furono eseguiti dall'Accademia delle Belle Arti di Firenze per avere una replica a grandezza naturale della Pietà, senza gli accorgimenti che oggi invece cautelativi che oggi si usano e quindi purtroppo c'è del gesso che si è indurito e ha penetrato la superficie. Poi vedete il tipo di sporco e vedete questi terribili schizzi di candela perché stando appunto sull'altar maggiore veniva investito di schizzi di cera da candela. E poi vedete, molto bello, ci sono i vari livelli di levigatura, quindi vedete il tergo della figura barbuta, che probabilmente è un Nicodemo e che la leggenda vuole fosse riportasse il ritratto dell'artista, ha una superficie molto problematica perché ha sia una sbozzatura che una lavorazione, ma è stato
pesantemente investito da botte, fratture e cose di questo genere in superficie. Poi vedete appunto il tratteggio incrociato sulla spalla della piccola Maddalena, e lo vedete sotto lo sporco, questo è tipico della lavorazione di Michelangelo, e poi molto suggestivo il sottosquadro fra le figure, dove fa vedere appunto il tratteggio in diagonale della subbia per la prima sbozzatura e poi il colore originale della statua, che dobbiamo in qualche modo cercare di riportare su tutta la superficie di questo meraviglioso capolavoro. Nella prossima diapositiva credo che vi faccio vedere un attimino quelle che sono le curiosità che non tutti sanno. A volte, signori, si restituisce un capolavoro con la semplice acqua deionizzata. In questo caso le restauratrici hanno proposto ed è stato accettato l'uso dell'acqua calda per sciogliere questi tanti schizzi di cera di candela, cera d'api. E poi vedete appunto i vari fasi di quei famosi saggi di pulitura di cui vi ho parlato. Dal primo, semplicemente così, una pulitura a secco, per poi arrivare piano piano, ma ripeto, con acqua deionizzata. E poi bisturi, micro bisturi, per togliere poi i residui di cera o di sporco che penetrano nei tagli lasciati, non finiti dal maestro. Nella prossima diapositiva un altro passaggio, vedete ancora qui siamo sul braccio di Maria e vedete questo passaggio dal saggio di pulitura, sempre con acqua. Ecco, vedete il cotton fioc che sta rimuovendo ancora di più e sciogliendo tanta cera e lo sporco che è penetrato, e poi con un tocco leggerissimo di bisturi togliere quello che è in superficie senza arrivare sotto la patina naturale del. Bene, signori, siamo all'ultima diapositiva, o forse la penultima, perché quali sono le conclusioni che possiamo trarre da questo cantiere ancora in corso, perché questa è una fotografia scattata dalle nostre meravigliose restauratrici, la Paola Rosa in primis, e potete poi andare sul sito web che vi riporterò nell'ultima diapositiva, dove potete ammirare altre fotografie molto suggestive e leggere le loro riflessioni. Le conclusioni sono che appunto si tratta di un cantiere molto complesso per via di questi colori artificialmente dati sulla superficie, soprattutto anteriore. Ma come si fa a restaurare un'opera non finita restituendo al pubblico queste nuance chiaroscurali fra un taglio diverso e l'altro, senza sbiancare la superficie del marmo, senza togliere la patina del tempo. Quindi come affrontare la parte anteriore sarà un bel mal di testa per noi. E poi gli esami isotopici sulla pietra ci diranno: ma era una pietra difettosa? Vogliamo addirittura suggerire che le martellate saranno state date perché proprio il maestro non era soddisfatto della scelta di materiale? Questo ce lo diranno ulteriori approfondimenti. E un'ultima, ma non meno importante, ricordarci che stiamo parlando quindi di Michelangelo all'apice della sua carriera, ormai pienamente in controllo di tutto quello che si può fare, cimentandosi quindi in una cosa molto complessa come una scultura in un'unica pietra di ben quattro figure: Maddalena, Nicodemo, il corpo del Cristo e la Vergine Maria. E però di fatto è un'opera abbandonata dal suo autore, e quindi dove voleva arrivare per le superfici della scultura, per restituire non qualcosa che vogliamo noi, ma qualcosa che rispecchi il più possibile la volontà
del suo grande maestro. E con l'ultima diapositiva noi ci congediamo. Voglio solo ringraziare e dire un arrivederci perché mi mancano. Ci si vedeva almeno una volta ogni 2 settimane in questo meraviglioso cantiere pieno di emozioni oltre che di tensioni. E ecco qui quindi tutte le persone che con me appunto si radunavano intorno a questo splendore. E vedete anche, ecco, Simonetta Brandolini Data, per chi non lo sa, è la presidentessa della Fondazione Friends of Florence che ha finanziato questo, questo cantiere. Pasquino Pallecchi è il mio collega geologo, nonché ormai purtroppo in pensione, ma direttore del nostro laboratorio di restauro, è un grande conoscitore della pietra. E poi i grandi colleghi dell'Opera del Duomo, Rita Filardi, Beatrice e Samuele Cacciagli e le 2 grandi restauratrici Paola Rosa e Emanuela Peretti. E lì andate sul sito Finestre sull'Arte, cliccate Pietà Bandini e potete godervi altre fotografie. Grazie ancora per l'ascolto.